Sono allo Spello Calle Forlì e oggi faremo Diversamente Spello 2014. Per noi è il quarto anno consecutivo che portiamo i gemelli in grotta. È nato tutto per caso nel 2010 ed è la bellissima esperienza. I protagonisti oggi non è la speleologia, ma è le emozioni che ci regaleranno loro in grotta. Quindi è la cosa più bella, è farsi trasportare questi ragazzi e ancora di più è abbattere le barriere che esistono nel mondo. E noi lo dimostriamo oggi perché tanti spello ci sono. Siamo qui per dimostrare che l'impossibile diventa possibile. Secondo me lo spello deve capire che andiamo in grotta, ci divertiamo, facciamo tante belle cose, stiamo insieme. C'è gente che apprezza la vita in maniera molto diversa e questo lo dobbiamo imparare. Le emozioni che mi ha dato Matteo, sinceramente, poche persone me le hanno date e tutto il gruppo. Cioè, io quando sono col gruppo spello mi sento veramente a casa. Tutto è nato perché io non avevo barriere, lui non aveva barriere, ma quando si dice che non si ha barriere è tutto ipotetico. Si realizza che tu quella barriera che avevi non ce l'hai più. Io faccio sempre un esempio, che Matteo ha detto dove sei te ci sono anch'io e dove ci sono io ci sei te. E questa cosa spero che la provate tutti a dire per uno che non si muove ci sono. E quel giorno che lo farete o lo proverete a fare è un mondo diverso. Amare l'altro come ami te stesso. Dove non ci si pensa, dove si possono incontrare due persone, di cui due disabili e una persona in piedi, davanti a una parete a Sappada, facendo 3.000 domande e 15.000 risposte, ha detto Matteo, hai rotto le palle di fare 3.000 domande e allora ti voglio portare dentro. Thank you.
questi belli uomini. Il fumo. Che dobbiamo riconoscere che è lo spello e che è il disabile. Questo è esatto, difficile. Esatto. È un arduo compito. Ciao. Voglio Giotto! Sono arrivati due gabinetti, ragazzi. Due gabinetti sulle sedie a rotelle, vai. Ma ragazzi, qui potete stringere la mano ai gabinetti. Che vanno stasera alla notte Rosa Rimini. Vi dico solo questo. Mamma mia. Questi due gabinetti saranno alla notte Rosa, ragazzi. Il capo barella di Giotto sarà Biccio, il capo barella di Giulio sarà Fabiola. Oh, vale. Siamo messi male. Oh. Siamo messi male. Tanto gli occhiali te li puoi cavare, che sei un gabinetto lo stesso, anche senza occhiali. Allora, dopodiché chiedo a tutti di spello di mettersi spalla contro spalla e facciamo il passaggio della barella, ok? È una bellissima sensazione, in modo che tutti abbiano un po' il contatto. Potete anche salutare, mandare a fanculo, fargli le corna, qualsiasi cosa, ok? Adesso è il momento di fare le cose serie. Che cazzate che ho detto. Tutte e due eravamo... Io ero sconcertato perché ho detto, ma come posso fare? Vuol dire parolaccia, eh? Vabbè, adesso... Poi tu le dici, quindi non ti fai chiedere. Adesso io e te abbiamo una foto e qui ne abbiamo un'altra che... Chiaramente, ci sentiamo... E se ti sentite al telefono, siamo due caricatori di palle. Il re, oh! Siamo la regina Elisabetta, guarda come adesso va! Vai, capinetti, posso e pesi! Che stai mangiando? Ascolta, lega lui, le braccia le vuoi tenere fuori, perché vuole rompere il cazzo ai maroni. Ma se... E promette... Se vengono da quando vanno le mezze. È in forra 40 giorni. Non trai via, le lasciamo più duri, via! Hai freddo? Ma va a cagare, va, ti metti la mano nell'uccello, sei a posto. Fino a proprio di maroni che... Oh, bacia il culo. Ma va a cagare, va. Guarda chi c'è. È arrivato il papero! Ciao! Oddio! Oddio, stai in questa faccia da guardare! Che palle, che palle, che palle! Ciao! Che palle! Che palle! Fatti anche spello, perché tanti ragazzi aspettano che voi li contattiate ed è la cosa veramente più importante della giornata. Andate ai nostri gruppi, riportate le esperienze che avete avuto, comunicatele a tutti e portate in giro i disabili, in grotta. Ok? Ci vediamo il prossimo anno, speriamo nelle vostre sessioni. Yeah.